Oh, salve amici, una buona notizia ogni tanto e questa volta veramente è velocissima. Vi ricordate ieri che ho postato l'albero di Natale dicendo anche in maniera un po' polemica, ma speriamo che quest'anno sia salvo almeno il Natale, perché c'è stata proprio ieri, 29 di novembre, una proposta alquanto bizzarra, ve la sto leggendo, da parte della commissaria alle pari ecco qua, scusate, non ci vedo, questi occhiali ormai sono vecchi. Ecco, allora, questa commissaria alle pari opportunità non aveva altro che messo delle nuove linee di comunicazione e aveva addirittura fatto delle indicazioni dove, ad esempio, togliere i riferimenti al Natale, non mettere, ad esempio, devono sparire Miss e Mrs., signorine e signore, sostituite da un più generico MS, forse erano le sigarette queste qua, oppure addirittura non dire come si dice in genere, non so, Natale stressante, perché Natale è un riferimento religioso ben preciso, bisogna dire le festività sono stressanti, cioè annullare qualsiasi tipo di identità, addirittura non usare nomi o pronomi che siano legati al genere del soggetto. Pensate, io mi chiamo Antonio Maria Rinaldi, che devo fare? Non mi tolgo il nome, no, ma per dire, queste sono proprio, cioè, delle cose allucinanti. Allora, chiaramente siamo stati incredibilmente veloci nel presentare delle interrogazioni urgenti, ma non solo noi della Lega, ma praticamente tutto il mondo gli si è scatenato addosso. Ha detto: ma che cosa dici? Lasciamo stare queste tradizioni normalissime, ognuno fa quello che gli pare, ma ci mancherebbe. Siamo liberi, fanno parte della nostra storia, della nostra cultura. E allora che cosa ha fatto questa gentilla che è talmente importante che eccola qua, la commissaria all'uguaglianza, Elena Dalli, ecco, ha ritirato immediatamente, quindi oggi il 30, neanche 24 ore, ha ritirato tutto dicendo: ma no, sono stata fraintesa, forse ancora non è matura la cosa. Insomma, praticamente il Natale è salvo, ognuno si può chiamare come gli pare, io mi continuo a chiamare Antonio Maria, come tutti quanti giustamente si fanno chiamare come gli pare, senza che la commissaria ci dica questo lo puoi fare e questo non lo puoi fare. Questa praticamente da oggi, secondo me, è diventata la commissaria alle barzellette, questa qui. Grazie, come vedete, quando inizia a strillare poi qualche cosettina ottiene. Vi ringrazio e sempre buon Natale, finché si può dire.